Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Total Play Games. Oggi ragazzi siamo su un nuovo video di Clash Royale, anzi meglio dire un tutorial di Clash Royale, perché come avete letto dal titolo oggi vi mostrerò come avere due o più account in questo gioco, praticamente il gioco del momento, perché ragazzi appunto la Supercell ha rilasciato questo gioco 2 giorni fa anche per tutte le parti del mondo, e quindi oggi e quindi è il gioco del momento, anche perché è dai sviluppatori della Supercell, che comunque hanno fatto tanti download con gli altri giochi. E ragazzi oggi vi farò vedere tutti i passaggi per avere due o più account. Ragazzi, sono andato a vedere prima se avevano già fatto video di questo genere, cioè come avere due account. Ragazzi, ce n'è stato solo uno che è stato fatto da Prometic, che non so chi è, però ha caricato 6 giorni fa. E ragazzi, durava 30 secondi e non parlava lui, ma ha fatto vedere una lista di cose, da 3 passaggi, di che cosa bisognava fare. Ma ragazzi, adesso io vi mostrerò come si farà, perché lui ha detto anche che bisogna disinstallare Clash Royale e ristallarlo. E ragazzi, questo video soprattutto fa per quelli che hanno come me lo spazio insufficiente, quindi come avere due account senza disinstallare Clash Royale. E ragazzi, quindi la procedura è molto molto semplice, è uguale a Clash of Clans, identico, preciso. Ragazzi, allora, qua dobbiamo andare su battaglia, vedete qua che ci esce accesso a Google Play e noi siamo connessi, abbiamo 3 account. E ragazzi, allora, adesso dovremo praticamente creare un nuovo account, che sarebbe quello che andremo a usare insieme al primo account. Cioè, se si vuole avere appunto 2 account, quello che andremo a creare sarà il secondo account. E ragazzi, io adesso me ne andrò a creare uno io, e quindi a tra poco. Allora ragazzi, bisognerà andare sulle impostazioni e andare su la voce account, no, ho sbagliato, la voce account, e vai indietro, account. Vedete qua ragazzi, io ho un account Google e un account WhatsApp, perché io sto registrando dal tablet, però avevo messo un giorno la sim del mio cellulare dentro questo, quindi ha acquisito l'account WhatsApp. Comunque qua appunto ho l'account Google e noi dobbiamo cliccare aggiungi account. Aspettate, aggiungi account. Qua ci farà aggiungere un account dai vari siti, cioè siti tra virgolette. Per esempio, potremmo creare un account Aptoide, un account Asus, un account aziendale. Noi clicchiamo Google. E ragazzi, qua praticamente, ecco, qua ci dice verifica informazioni. Cioè, almeno a voi non vi uscirà proprio così, perché se siete su cellulare non vi uscirà così, ma vi uscirà di inserire le mail, robe simili. Comunque è la stessa identica cosa. Ecco ragazzi, potete anche accedere direttamente da Clash Royale, quindi cliccare Google Play disconnesso e connesso, cioè dovete disconnesso, dopo riconnetterlo vi apparirà la vostra email, dovete cliccare aggiungi account e ve lo aggiungerà subito da lì, cioè lo aggiungerete voi, però vi manderà subito alla pagina dell'account che vorrete creare. Allora ragazzi, praticamente qua bisogna qua mi dice di inserire la tua email, ma in questo caso noi andremo a creare un nuovo account.
Adesso, vedete qua, ecco, crea un account Google, nome, mettiamo TPG. Infinity. Ok, ragazzi, aspettiamo che, ecco, adesso inseriamo la nostra email. Creiamo la nostra password. Ok, ragazzi, qua non abbiamo il numero di cellulare perché siamo sul tablet. Qua altro, accetto. Avanti. Ragazzi, aspettiamo. Momento di attesa. Ok, quindi tienimi aggiornato, avanti, no, no, grazie. Oh, continua. Ragazzi, aspettate che mi sia imparato. Ok, e ragazzi, abbiamo creato il nostro account finalmente. Adesso ci basterà andare sull'applicazione Clash Royale. Ecco, ragazzi, qua vedete come avere due account su Clash Royale. La finestra di YouTube Prometic è stato creato da lui, dura 30 secondi, ma ragazzi non fa vedere neanche i passaggi, quindi per quello che avevo voluto creare questo video. Allora, ragazzi, dobbiamo andare nelle informazioni dell'applicazione di Clash Royale. Ok, ragazzi, adesso ci basterà aspettare che si carichi cancella dati, cancella cake, perché dopo noi dovremo solamente cliccare cancella dati. Aspettiamo un secondo. Ecco qua, ragazzi, totale 108 megabyte, porca bestia. Quindi, ragazzi, adesso noi dovremo cliccare cancella dati. Noi siamo connessi a Google Play, sì, siamo connessi, quindi possiamo cancellare i dati. Ricordatevi di essere connessi a Google Play. Ok, quindi adesso ci basterà andare su Clash Royale. Ok, ragazzi, praticamente qua siamo entrati in Clash Royale. Ecco, già qua ci fa Google Play. E ragazzi, praticamente voi adesso dovrete accedere con l'email che avete appena creato, quindi TPG Infinity. Io sto facendo tutto ora con voi. Ah, vabbè, qua mi dice di creare l'ID giocatore, ma perché io l'ho già creato, non so perché me lo chiede. Comunque, ragazzi, no, via, via, via. Ok, ragazzi, un secondo. Ok, ragazzi. Allora, qua bisognerà fare tutto il tutorial. Aspettiamo che sì, aspettiamo che finisca questo tutorial. Dopo vi faccio vedere come si fa, una roba molto veloce. Ecco qua, ragazzi, finito questo breve tutorial, dovrete adesso qua dovete fare tutto il campo di prova in training camp. E ragazzi, guardate qua, bello. Ecco, ragazzi, apriamo con voi la prima cassa. Classico, c'è sempre il cavaliere. Ecco, qua ci fa andare sopra. Ecco, ragazzi, e praticamente adesso voi, se volete accedere a Google Play con gli altri account, basterà che cliccate Google Play.
e vi usciranno tutte le vostre email e voi accederete con quella che vorrete. Quindi ragazzi, e quindi vabbè, ancora che palle. E ragazzi, praticamente questo video termina qui, spero che vi sia piaciuto e spero che vi sia stato utile appunto per avervi aiutato ad avere due o più account. Quindi noi ci vediamo alla prossima. Commentate, iscrivetevi, mettete like, noi ci vediamo alla prossima. Bella ragazzi!